Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hi everybody, how are you doing today? Hello, c'è Chiara che guarda, ciao Chiara! Vi piace questa canzoncina che ho imparato, Hare Krishna, Hare Krishna? L'ho imparato da questi nuovi amici che ho trovato, che sono tanto carini. Sono tutti arancioni, ride sempre, fa tanti biscotti e canta, canta. E li ho trovati in questo gruppo di Facebook che si chiama Come fare nella quarantina senza parrucchiere. E però per accettare l'amicizia vogliono vedere la foto dei capelli rasati. Allora io ho detto che manda domani. Prima sace biscotti, vediamo. Allora, come andare con la vostra festa del marshmallows? Eh? Io mi sono divertita tanto, tanto. Ho fatto solite cose. Gara di ruti col vicini. Lotta nel fango, un piccolo mass shooting, la sparatoria, molto divertente, awesome. E cosa chiedi? Come abbiamo fatto a fare la festa con la quarantina? No, Inayo Wanoshi ha bisogno della quarantina, non ce l'ha bisogno perché abbiamo le pistole. Sì, il tecnico è andato via l'altra volta, quindi non sentite il rumore delle pistole. Ma facciamo così, in Iowa, quando qualcuno non sta bene, soffre, noi fa come i cavalli. Spara, così non soffre più. E allora sta sempre tutti bene, tutti felici, tutto bello. Allora, se siete tutti, possiamo cominciare. Qui sono Lorelai Jackson, from Iowa, agente speciale, in diretta da Los Angeles per leggere l'oroscopo della settimana per Anatema Teatro. Allora, questa settimana abbiamo un surprise, so exciting. Un mio amico, che si chiama, forse lo conosci qualcuno, si chiama Claudio del Toro, che è un po' sensitiva, e praticamente qualcuno mi manda messaggi su un'altra linea. Non fare messaggi sull'altra linea. Dicevamo, questa settimana abbiamo un surprise. Questo mio amico sensitiva, che è Claudio del Toro, mi ha detto che qualcuno gli ha detto, che qualcuno ha detto a questo qualcuno, che non so chi è, ma lo saprà bene lui, che sta per arrivare l'apocalipsi! So exciting! E allora per questa settimana non vi serve l'oroscopo, perché arriva l'apocalipsi! Come? Non è sicuro che arriva l'apocalipsi? Ma porco Judy! E allora fammi vedere, perché io non ero preparata per l'oroscopo, questi se... Fammi vedere se trovo qualcosa qui nel giornale. Oh, sì, ce l'abbiamo l'oroscopo. Meno male. E questo qui, sì. Eccolo qua. Allora, cominciamo con i segni, non perdiamo altro tempo. Allora, sembra che è nell'ordine del Paolo Volpe, quello di chi arriva prima della gara che fa fare lui, che non si capisce come fa. Comunque, il primo che arriva è... Bilancia! Allora, per Bilancia, finalmente tutti gli astrologi dicono all'aperto che sei un sfigato. Sì, allora, settimane brutte. Brutte, brutte, bubu, schifo e male, ble, ble. Però c'è una sorpresa, Bilancia. Sì, perché martedì, segna bene sul calendario, martedì col fidanzato litighi un po' di meno. Molto bene. Allora, secondo segno classificato, abbiamo il Gemelli. Allora, i gemelli, anche voi molto sfigati,
mi spiace, gemelli. Anche voi però, bella surprise! Una bella notizia! Questa settimana avete creduto, pensate, che avete dei nuovi amici! E bravi, perché è giusto credere alle cose, è bello! Il prossimo classificato, quindi number 3, è Arieti. Allora, Arieti, spero che abiti in un bel balcone. Spero che hai un bel grande balcone, perché tutta la settimana che viene, tutta la settimana prossima, fa la ruota sulle nuove conoscenze. Allora, vieni che stai tutti spesso che esci nella finestra, nel balcone, tutto quello che ha. E soprattutto, caro Arieti, devi essere single. Se non sei single, mi dispiace, questo oroscopo non fa per te. E il quarto number 4 classificato è il Toro. Allora, Toro, no, mi dispiace. Caro Toro, purtroppo Venere ti ha lasciato. È andata dai gemelli e dalla Bilancia, se vuoi andare a menare. Sì, perché si sa, insomma, lo possiamo dire. Non è bello essere lasciati. Il Toro può succedere che fa brutte cose perché tanto lo sanno tutti, no? Il Toro è il segno del serial killer. Tutti, il 90% del serial killer è Toro. Quindi io non sono complice. Non ho dato l'indirizzo di Bilancia Gemelli. Quindi non dite queste cose, per favore. Prossimo segno. Cranchio. Abbiamo il numero 5, Cranchio. Allora, Cranchio, quello dice che è tutto come al solito. Ti senti stanco, incasato? Ma si può dire tutte queste parolacce sulla diretta del Facebook? Vabbè, incasato, perseguitato. Ma anche per te c'è una sorpresa, Cranchio! Venerdì e giovedì, anche tu segna bene sul calendario, finalmente litiga con tutti all'aperto! Non c'è più bisogno di nascondere, Cranchio! Very good! Awesome! Allora, giriamo la pagina e vediamo che è il prossimo! Il prossimo, qui c'è un errore. Ho sbagliato a mettere nell'ordine del segno, perché il prossimo... No, ho sbagliato tutto ancora, scusate, ho voltato male la pagina qua. Eccolo qui! Allora, classificato numero 6 è il segno del Leoni! So exciting, Leoni! Perché finalmente arriva la pensione! No, scusa, arriva la passione! Bello comunque, ho letto male, scusa tanto. E poi hai delle belle idee, bellissime. Non frega però nessuno, peccato. Il prossimo che è classificato, quindi numero 7 della gara del Volpe, è il Sagittari. Sagittari, non abbiamo nessuna surprise per te questa volta. Tutto come sempre. L'oroscopo della prossima settimana dice che fai il polemico, che sei arrabbiato con qualcuno o con tutti, non si sa bene, e poi alla fine mandi a quello paese e fai come vuoi tu. Insomma, come sempre, nessuna novità per il Sagittari. Numero 7. Adesso stiamo arrivando in fondo alla classifica e abbiamo numero 8, quindi ha quasi perso tutto, Virgin! Allora, anche per il Virgin, tutto solito, non ci sono sorprese, hai rotto un po' tanto gli scatoncini per il disordine, Virgin. Quindi qui dice che devi stare molto molto attento a non dormire sul balcone. Se ce l'hai o nel giardino, ti possono mandare a dormire lì.
E sta attento perché fa freddo ancora, mi dicono che fa freddo. Prossimo segno quasi perso, abbiamo Scorpio. Allora, ancora una volta per Scorpio non succede niente di nuovo. Sì, abbiamo Scorpio, la prossima settimana ripete come sempre. Scorpio ha provocato, Scorpio ha litigato, Scorpio è stato per... ha fatto la vittima e poi è perdonato. Tutto come sempre c'è l'happy ending, che non si capisce chi è happy poi con lo Scorpio, ma sono problemi dello Scorpio. Allora, quasi ultimo, abbiamo Capro col corno. Allora, Capro col corno, qui abbiamo un surprise! Finalmente un grande surprise per il Capro col corno. Questa settimana la Capro col corno è indeciso, molto strano. E cosa fa il Capro corno quando è indeciso? Puoi indovinare, è facile. Dai che è facile, è facilissimo. Giusto, non parla con nessuno e fa l'antipatico. Vediamo qual è il prossimo segno. Oh, quasi ultimo, penultimo, quindi 11 segno, abbiamo Pisci. Allora, mi spiace Pisci, perché sembra che questa settimana prendi una malattia. Ci sono proprio tutti gli sintomi. Hai la confusione, la stanchezza, l'agitazione, poi straparli e dici bugie come al solito. Allora, per il pesce, tanti auguri della buona guarigione, Pisci! Allora, finalmente abbiamo l'ultimo segno, quello che è arrivato proprio sfortunato per la prossima settimana, che è Acquario. Allora, l'acquario è un ruolo molto importante, è quello che sa sempre tutte le cose brutte del mondo, che ce le ricorda, è preparato, che sembra che vada un quiz, sempre tutte le cose brutte, è deluso dalla vita, bravo acquario che sei sempre pronto. E però succede una sorpresa questa settimana. Qualcheduno che forse si è sbagliato, non lo so, ha pensato che l'acquario è sexy. Molto bene, allora abbiamo finalmente finito tutti i segni anche questa volta. Allora, mi sembra però che questo giornale è un po' vecchiotto. L'avevo preso l'ultima volta che ero andata dalla parrucchiera. Non l'ho rubato, l'ho solo preso nel prestito. Fammi vedere un po' che si capisce di quando è. È del 2018. Ma è da così tanto che i parrucchieri nella quarantina? Forse è meglio se divento Hare Krishna. Vabbè, ci penso su un attimo. Allora, molto bene. Allora, l'oroscopo della prossima settimana che avete sentito è di 2 anni fa, del 2018. Allora, facciamo un bel gioco. La prossima settimana... qualcuno mi ha telefonato, scusate, bevo un goccino. La prossima settimana mi dici se è stato tutto come 2 anni fa, se non è cambiato niente nelle vostre vite, o se c'è qualcosa di exciting, I don't think so. Oppure magari Claudia del Toro ha ragione e viene l'apocalipsi. Bye everybody! Ci vediamo la prossima settimana! Bye bye!